29 giugno, benvenuti in studio da Gio Prestia per le notizie di oggi del Corriere di Sciacca.it. Dopo che il nostro Corriere ha sollevato la questione del progetto della pista ciclabile tratta Sciacca Verdura, tolto dal piano triennale delle opere pubbliche approvato la scorsa seduta consiliare, c'è stata una polemica su Facebook fra l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Neri e l'ingegnere Mario Di Giovanna, che insieme all'associazione Sciacca Pedala è stato fra i principali fautori dell'elaborazione dei due progetti. Di Giovanna dice che il progetto ciclabile è valido e su Sciacca, con la creazione della metropolitana verde e la presenza degli alberghi, avrebbe ricadute straordinarie per la città. Per l'assessore Neri, aver stralciato la pista ciclabile dalla seconda o la terza annualità non vuol dire non volerla realizzare. Non si può essere ancorati, dice, a uno strumento obsoleto come il programma triennale delle opere pubbliche. L'intero dialogo lo potete leggere nella nostra sezione notizie. Niente permessi per scavi, riparazioni, ponteggi per tutta la stagione estiva. Si potranno rilasciare solo in presenza di motivi urgenti e necessari. Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore all'urbanistica Gioacchino Settecasi hanno indirizzato una direttiva in cui hanno invitato i dirigenti dei settori lavori pubblici e urbanistica a non rilasciare, nel periodo compreso fra l'11 luglio e l'11 settembre, autorizzazioni a enti, società, privati cittadini per scavi e riparazioni o per la realizzazione di ponteggi per rifacimenti di prospetti di fabbricati o altre attività. L'indicazione vale sia per il centro storico, sia per le aree in prossimità delle località balneari, sia nei centri di residenza stagionale intensamente edificati. Potrà essere fatta eccezione, specifica la direttiva, solo per i casi in cui vi siano ravvisati motivi igienico-sanitari e comunque anche in altre ipotesi in cui si riconosca la necessità e l'urgenza. Tra direttive, finanziamenti regionali e buone intenzioni, il problema randagismo resta di difficile soluzione. Se ne è parlato ieri pomeriggio al Comune nel corso di un incontro alla presenza di un dirigente regionale esperto del settore. Presenti Antonio Izzo dell'ASP di Agrigento, Antonino Salina e l'esperto della Regione Sicilia in materia di randagismo, mandato a Sciacca direttamente dall'assessore Ruggero Razza. Salina ha illustrato gli interventi in atto da parte della Regione e il confronto costante con il mondo delle associazioni. Ma le buone intenzioni si scontrano con i tempi ristretti, con i paletti che le ASP continuano a mettere a ogni tipo di iniziativa, con la difficoltà, nel caso di Sciacca, a liberare i canili. Oggi anche Mizzica, che su questo tema ha lavorato e fatto proposte, dice che il confronto è stato importante, ma che si ha l'impressione generale che la reale risoluzione programmatica e strutturale del problema sia ancora molto lontana dal realizzarsi e che la questione fra regione e comuni rischia di imbattersi nella stessa situazione di stallo che vede drammaticamente coinvolti da anni come cittadini nelle vicende irrisolte legate a rifiuti, acqua e termalismo. La sezione di Sciacca d'Italia Nostra, in relazione al permesso di ricerca di sali potassici ed alcalini denominato Eraclea, che riguarda un'area che occupa parte dell'alveo del fiume Platani e che è stato presentato all'assessorato regionale territorio e ambiente, intima la Regione Sicilia di rendere pubblica tale richiesta al fine di permettere di stilare le osservazioni di rito. Nella relazione si rimarca che le indagini non hanno impatto ambientale, ma non si fa cenno sui fini della ricerca medesima. La documentazione, secondo Italia Nostra, sarebbe talmente esigua che non è possibile fare alcuna valutazione. E infine, allestite per la stagione estiva le aree di conferimento per rifiuti differenziati presso le località balneari di Menfi. Fino al 15 luglio sarà possibile conferire martedì, venerdì e domenica dalle 19 alle 22. Successivamente giornate e orari di conferimento verranno ulteriormente potenziati. Vetro, carta, plastica, alluminio potranno essere conferiti ogni giorno nelle isole automatizzate, una al porto di Porto Palo e due a Lido Fiori in via dei Pioppi. Saranno aperte H24. Le aree di raccolta si trovano all'ingresso di Contrada Cipollazzo a Lido Fiori, via della Riviera e all'ingresso del depuratore in via dei Pioppi e a Porto Palo, Porto, Gurra di Mare e Casello Ferroviario. Saranno presidiate da personale tecnico per la verifica del corretto frazionamento dei rifiuti e monitorate dal sistema di videosorveglianza della Polizia Locale per eventuali conferimenti in giorni e orari non consentiti. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp